Bentrovate! Bentrovati! 655 milioni! 655 milioni! Abbiamo una campionessa, professora. Ieri me ne ha dette di tutti i colori. Oggi ho preparato un piattino, un piattinello, vero autori? Un piattinello non indifferente. Allora, vi presento i quattro sfidanti. Come sempre, ovviamente, nel nostro studio abbiamo, ecco, lo salutiamo all'inizio, salutiamo la notaio, salutiamo anche il capo di tutto, diciamo, lo staff tecnico, il nostro Giorgio, ovviamente, il presidente, ecco, saluta, ovviamente. Oh, volevo dire, Giorgio, sei vestito un po' come ieri, visto che sei il presidente, magari a cambiare il colore della cravatta, ecco. La cravatta è diversa? Allora, scusa, non l'avevo notato. Allora, mi scusi, presidente, guardi. Allora, noi andiamo a... No. 33 anni, nato ad Ancona, vive a Pisa, impiegato pubblica amministrazione, si chiama Renato Crupi. Buonasera. Buonasera. Secondo sfidante, ha 24 anni, viene da Taranto, una laureanda in lingue straniere, si chiama Barbara Biasi. Hola. Hola. Habla español. Lei ha qualcosa in comune con la regista. Io non so che. Ha qualcosa, vero? Sarà l'abbigliamento, sarà... Se non lo so, qualcosa. Terzo sfidante. 30 anni, di Prato, è un operaio nel settore tessile. Paolo Lottini, detto Furicchio. Perché Furicchio? Piglio fuoco facilmente. Prende? Fuoco facilmente. Allora Prospero, Cerino. No? Sì. Vabbè, Furicchio. Va bene. Furicchio! Ciao. Quarto sfidante, a 59 anni, viene da Terni. Lui vuole essere chiamato nulla facente. Che è? È il paese mio, Piediluco. Piedi? Piediluco. Pensi che il paese di Cerino è Piedisporchi, invece è un altro paese. C'è un bel lago. Lei ha in mano, vedo, un qualche cos'è? Questa è una cosa che vola. È una cosa che vola? È un boomerang creato da me. Cioè, se io lo tiro torna indietro? No, lei è meglio che non lo tira. No, lo proviamo? No, non ritorna. Perché? È pericoloso. Proviamo. No, lei no. Provo dopo, perché se lei lo tira ritorna indietro. Lo e proviamo poi, dopo. Poi c'ho anche questo. Anche l'armonica, alla cartolina, un po' tutto. Beh, vabbè, questa si è sposta... adesso... Lei è nulla facente, però vedo che invece qui... Vivo di rendita. Di che cosa? Di rendita, c'ho delle proprietà, c'ho delle cose. Bravo, mi piaci! Bruno Petrollini detto Petrus, bravo, mi piace. Renato, 1, 2, 3. Cacao meraviglia. Bravo! Barbara, 1, 2, 3. Una piccolissima... No, piccolissima serenata e basta. Paolo, 1, 2, 3. Tu vuoi parlare americano? Sì, Furicchio, bravo. Petrus, 1, 2, 3. Bocca di rosso. Premi. Bocca di rosso. Sì, che peccato. Devi premere, Bruno. Petrus, poggia boomerang e tutto. Allora, andiamo a vedere la classifica provvisoria. Dopo il primo giro di musica abbiamo Renato, 1 secondo e 70. Poi abbiamo Paolo con 2 secondi e 95. Subito dopo abbiamo Bruno. E adesso arriva Paolo. Bruno, 4 secondi e 35. Poi Barbara con 5 secondi. Ma riprendiamo da Renato. Renato 1, Renato 2, Renato 3. L'immensità. Bravissimo, sei il primo sfidante della professora. Passiamo da Paolo, detto Furicchio. Paolo, 1, 2, 3. Non siamo in pericolo. 7,95. Andiamo da Bruno, il nostro Petrus. Bruno, adesso concentrati, 1, 2, 3. Alla Fiera dell'Est. Sì, però 5 secondi di tempo. Allora, Barbara, hai una grandissima possibilità di passare, perché se indovini in meno di 4 secondi e 35 sei salva. 655 milioni, 1, 2, 3. Eh,
E sei bella. No, bella da morire. E per un pelino si salva Petrus. Ciao Barbara. Ciao. Facciamo entrare la nostra professoranna. Mamma mia.